Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il 23 di marzo del 2021 e oggi in questo martedì noi vogliamo continuare a leggere la parola di Dio perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, leggeremo la parola del Signore a mezzogiorno e poi dopo questo tempo al mezzogiorno puoi leggere la registrazione è alla tua disposizione sia nel canale qui di Fabiano Nicodemo dove tu puoi accedere a tutto il contenuto e sicuramente sarai benedetto dalla parola di Dio. Noi quest'oggi noi vogliamo leggere Levitico capitolo 20 fino al capitolo 21, quindi leggiamo la parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, chiunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano in Israele sacrificherà uno dei suoi figli a Moloch dovrà essere messo a morte. Il popolo del paese lo lapiderà. Anche io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo toglierò via dal mezzo del suo popolo perché avrà sacrificato dei figli a Moloch per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo del paese chiude gli occhi quando quell'uomo sacrifica i suoi figli a Moloch e non lo mette a morte, io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e contro la sua famiglia e li eliminerò dal mezzo del loro popolo, lui con tutti quelli che come lui si prostituiscono a Moloch. Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e le metterete in pratica. Mettetele in pratica, io sono il Signore e vi santifico. Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maledetto suo padre o sua madre, il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti sessuali con la moglie di suo padre, viola l'intimità di suo padre. Tutti e due, l'uomo e la donna, dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti sessuali con la sua nuora, ambe due dovranno essere messi a morte. Hanno commesso una cosa abominevole, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due che hanno commesso una cosa abominevole dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha relazione con la sua figlia e la madre è un delitto, saranno bruciati con il fuoco lui e loro due affinché non si trovi fra voi alcun delitto. L'uomo che s'accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte, ucciderete anche la bestia. Se una donna si avvicina a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia. Tutte e due dovranno essere messe a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o la figlia di sua madre, e vede la nudità di lei, e lei vede la nudità di lui, è un'infamia. Tutte e due saranno tolti via sotto gli occhi dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella, porterà la pena della sua iniquità. Se uno si corica con una donna e che ha mestruazione e ha rapporti sessuali con lei, quel tale ha scoperto il flusso di quella donna ed ella ha scoperto il flusso del proprio sangue. Perciò tutte e due saranno tolti di via dal mezzo del loro popolo. Non ne scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre. Chi lo fa viola la sua stretta parente. Tutte e due porteranno la pena della loro iniquità. Se uno si corica con la moglie di suo zio,
viola l'intimità di suo zio, tutti e due porteranno la pena del loro peccato, moriranno senza figli. Se uno prende la moglie di suo fratello, è un'impurità. Egli ha scoperto la nudità di suo fratello, non avranno figli. Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni e le metterete in pratica, affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori. Non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Essi hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho avute in abominio. E vi ho detto, sarete voi che possederete il loro paese. Ve lo darò come vostra proprietà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Io sono il Signore vostro Dio che vi ha separati dagli altri popoli. Farete dunque distinzione tra gli animali puri e quelli impuri, tra gli uccelli impuri e quelli puri. E non renderete le vostre persone abominevoli mangiando animali, uccelli o rettili che strisciano sulla terra, che vi ho fatto distinguere come impuri. Mi sarete santi, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei. Se un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su di loro. Levitico capitolo 21. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai sacerdoti, figli di Aarone, e di loro, un sacerdote non si esporrà a diventare impuro in mezzo al suo popolo per il contatto con un morto, a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti, di sua madre o di suo padre, di suo figlio o di sua figlia, di suo fratello e di sua sorella ancora vergine che vive con lui, non essendo ancora sposata, per questa può esporsi all'impurità. Come capo in mezzo al suo popolo non si contaminerà profanando se stesso. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, non si raderanno i lati della barba e non si faranno incisioni nella carne. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, il pane del loro Dio, perciò saranno santi. Non sposeranno una prostituta né una donna disonorata. Non sposeranno una donna ripudiata dal suo marito, perché sono santi per il loro Dio. Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del tuo Dio. Egli ti sarà santo, poiché il Signore che vi santifico sono santo. Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, ella disonora suo padre, sarà bruciata con il fuoco. Il sommo sacerdote che sta al di sopra dei suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e che è stato consacrato e indossa i paramenti sacri, non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere, non si renderà impuro neppure per il suo padre e per sua madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come un diadema. Io sono il Signore. Sposerà una vergine, non sposerà né una vedova, né una divorziata, né una disonorata, né una prostituta, ma prenderà per moglie una vergine del suo popolo. Non disonorerà la sua discendenza in mezzo al suo popolo, poiché io sono il Signore che lo santifico. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aarone e dille nelle generazioni future, nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi ha una deformità per difetto o per eccesso. O una frattura al piede o alla mano, né il gobbo, né il nanno, né chi ha un difetto nell'occhio, o la rogna, o un erpete, o i testicoli ammaccati.
nessun uomo tra i discendenti del sacerdote Aarone che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Ha un difetto, non si avvicini quindi per offrire il pane del suo Dio. Egli potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose santissime e le cose sante, ma non si avvicinerà alla cortina e non si avvicinerà all'altare, perché ha una deformità. Né profanerà i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Così parlò Mosè ad Aarone, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele. Parola del nostro Signore. Quindi oggi noi abbiamo letto Levitico capitolo 20 e capitolo 21. Che la parola del Signore possa rimanere nel tuo cuore. Io ti aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno qui su Alba Nuova alle 7 del mattino e a mezzogiorno qui su Leggiamo la Bibbia Insieme. Sempre su Nicodemo F su YouTube. Metti un like e condividi, leggi la parola, lascia Cristo illuminare la tua vita nel nome di Gesù Cristo.